Stato USB definisce la paradossale vicenda che ha portato alla chiusura della mensa dei vigili del fuoco di Catania, che non stanno neanche ricevendo soldi. Per risparmiare circa 2 milioni di euro, il governo italiano ha deciso di tagliare le mense dei vigili del fuoco in tutti i presidi di 15 unità. Oltre al danno però c'è stata anche la beffa aggiunta proprio dallo Stato, perché non vengono dati neanche buoni pasto. Dunque il personale è costretto a portare il cibo da casa, perché non può neanche uscire perché sarebbe interruzione di pubblico servizio. Insomma, un paradosso, come sottolinea il sindacato USB. Da gennaio 2018 è stato soppresso il servizio mensa in tutti i distaccamenti cittadini. Il catering completo è rimasto soltanto per la centrale, polo didattico ed aeroporto. E i distaccamenti dovrebbero ricevere un buono pasto, non possono andare a fare la spesa durante il turno di servizio e dovrebbero cucinare su una piastra elettrica e un fornetto a microonde. Però non vengono più rispettati i parametri nutrizionali e la salubrità anche dei luoghi di lavoro, perché non avendo, diciamo, il tesserino sanitario per poter cucinare, i lavoratori dovrebbero, diciamo, fare questo pasto in condizioni precarie, perché possibilmente, tornati da un incidente stradale o dall'incendio abitazionale, si dovrebbero riscaldare o cucinare questo pasto caldo e non lo possiamo ammettere. Da più di 3 mesi aspettano i soldi per poter comprare questo pasto. Noi già ricordiamo che siamo il corpo meno pagato dello Stato, noi rivendichiamo le nostre economie, vogliamo gli 8 anni di arretrati e vogliamo il nostro un aumento del contratto vero, non le miserie che ci stanno dando. Tra l'altro, voi ancora aspettate i fondi del G7, siamo quasi a un anno di distanza. Sì, esattamente, proprio oggi ho chiamato la direzione regionale per questi fondi del G7. Il Dipartimento non li ha finanziati per i vigili del fuoco, le altre forze dell'ordine già le hanno prese, noi come sempre siamo gli ultimi degli ultimi.